Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato in compagnia della fantastica This Is Hell, Laura per gli amici, This Is Hell per chi ascolta le sue canzoni. Oggi ho il piacere di avere qui, amichevolmente la chiamerò Laura, per voi sapete This Is Hell, perché ci siamo trovati per ascoltare alcune cose legate sempre alla musica e ho voluto cogliere l'occasione per riascoltare insieme Putri Ariani in un brano che io ho guardato un po' nella discografia e nelle cover che Putri ha realizzato, e ce n'è una che è Easy on Me, che brano di Adele di un anno e mezzo, due anni fa, grandissimo successo, che andremo ad ascoltare e ad analizzare insieme a Laura. Quindi colgo questa occasione di avere qui This Is Hell e Laura con me per insieme analizzare ancora una volta Putri Ariani. Che cosa voglio dire? Intanto ringrazio Laura e This Is Hell, ripeto, per il bellissimo lavoro fatto insieme a Matteo, la collaborazione meravigliosa che loro hanno fatto del lavoro di Putri, e quindi mi avevano fatto la promessa, l'hanno mantenuta facendo anche una cosa molto bella, e questo mi fa piacere. Anzi, spero che questa possa essere un'ulteriore occasione per fare una cosa con Putri, che io, ripeto, è un artista, questa giovanissima artista indonesiana che ha, ormai lo ripetiamo, preso un Golden Buzzer all'America's Got Talent, diventando viralissima in tutto il mondo, e questa è una cosa che mi fa particolarmente piacere, perché ritengo Putri Ariani è una artista di livello assolutamente assoluto, nonostante un'età giovanissima. E quindi ho piacere di continuare a parlare di lei e condividere anche l'esperienza di ascolto con un artista come This Is Hell, perché con lei andremo a guardarla magari anche un po' nel dettaglio per quello che riguarda anche l'aspetto un po' tecnico di vocale di Putri, e mi piace proprio che questa piccolo diciamo questo sguardo un po' più approfondito poterlo fare con un artista come la nostra This Is Hell. Come mia abitudine sono uno un po' troppo anche loquace, smetto di chiacchierare e iniziamo a guardare e andiamo ad ascoltare Putri Ariani in Easy on Me, Baci Piano, di Adele. Siamo pronti? Prontissimi. Come sempre, quando vuoi mi interrompi in maniera che puoi spiegare e farci capire meglio, d'accordo? Va benissimo. Andiamo, let's go to watch the video. Subito, è impossibile non interrompere, perché cioè, in ogni sfumatura che c'è nella sua voce ci sarebbe qualcosa da dire. Certo. Ovviamente. La voce di Putri è meravigliosa. Non c'è proprio... Laura, parla un po' più forte oppure non ti sentono. Sì. La voce di Putri è meravigliosa. Sì. Quindi cioè, è una cosa che te ne accorgi semplicemente ascoltandola, ok? Certo. E dovendo fare dei commenti, io quello che percepisco subito all'inizio è questa morbidezza. Quando inizia ti prende subito, immediatamente. E poi quando cambia registro, cioè dal pieno, quando va in voce di testa, sì, è bellissimo, perché lo fa con una semplicità ed una fluidità incredibile. Per l'età che ha, poi è straordinaria. Straordinaria. Vado avanti? Sì. But I can't bring myself to
cosa che c'è da dire è che quando, anche se lei canta una canzone dove deve essere molto soft, si sente che c'è una potenza incredibile Certo. sotto. Cioè, se lei volesse, potrebbe veramente fare un disastro sul microfono, nel senso distruggerebbe veramente tutto con la voce, e invece è bravissima proprio a gestire Quindi ha una dinamica una straordinaria, dinamica incredibile, straordinaria. controllo, dinamica, Sì, perfetto. tutto. Andiamo avanti. Allora, quando fa questi pianissimi, so easy. Cioè, io questi pianissimi l'ho sentiti fare veramente da artiste del calibro di Whitney Houston, ok? Celine Dion, cioè parliamo proprio di voci, non lo so, Fantastiche. voci che vengono da un altro pianeta, e secondo me lei arriverà tranquillamente a quei livelli lì. Vocalmente già ci siamo quasi fondamentalmente, ma adesso a livello proprio di fama, di ciò che diventerà, secondo me diventerà veramente grandiosa, grandiosa, mondiale. Benissimo. Vabbè, che vogliamo dire? Non c'è stata una mini stonatura, non c'è stato un tentennamento, una sicurezza incredibile. Io non ho parole. È veramente straordinario. Allora, la cosa più bella di Putri, secondo me, è che non si sente minimamente lo sforzo e non si vede. Cioè, lei è come se stesse bevendo un bicchiere d'acqua quando canta, è una cosa semplice proprio. Lei si alza, canta, anche se secondo me una voce del genere, anche al mattino appena sveglia, Già è già straordinariamente pronta per controllata. fare di tutto e veramente il suo volto rimane sempre. Non c'è nessun accenno di sforzo sul suo viso, e questa è una cosa che pochi hanno. Credo che poi lei in qualche maniera metta la canzone dentro e come se magicamente la elabora e esce Sì, fuori, in realtà esatto. è meraviglioso. Bene.
Allora, che cosa in conclusione vogliamo dire di questa Vabbè, meraviglia? innanzitutto che dolcezza infinita, Assolutamente. si sente proprio, lei fa i pezzi, li fa suoi e poi li rende ancora più belli, secondo me. Io voglio dire una cosa, ho avuto intanto il piacere di ascoltarti in questo tuo, diciamo, sguardo tecnico, ma ci accorgiamo quando si parla di artisti che hanno questa bellezza, questo animo, questa anche sensibilità, che non è semplice affrontarli solo da un punto di vista tecnico, perché io credo che ci sono artisti che hanno qualche cosa che attiene a una sensibilità e a una qualità che è interiore, che va anche oltre la qualità semplicemente tecnica. E uno dei motivi che mi porta a guardare con un occhio speciale quest'artista è proprio questa, la sensazione che io ho avuto dal primo momento che ho ascoltato Putri, e devo ringraziare chi me l'ha in qualche maniera segnalata, perché ho avuto proprio la sensazione di trovarmi di fronte, oltre che a un'artista fantastica e tecnicamente, ma soprattutto anche di fronte a quelle anime speciali che in qualche maniera sono quelle che poi danno il piacere all'ascolto, no? Beh, io faccio sempre distinzione tra interpreti, bravi, Brava. tecnici, tutto quanto, e artisti È con brava. la maiuscola. E quando c'è questo, c'è l'arte dentro. Assolutamente, e su questo condividiamo. Sì. Io voglio concludere questo incontro con Disisel strappando un'ulteriore promessa, cioè che anche su questo mi piacerebbe, adesso questa vuole essere una piccola sfida che ti lancio, di preparare qualche cosa anche proprio su questo brano con Putri. E realizzare un altro piccolo, una collaborazione vostra per riascoltarvi con piacere in un lavoro con lei. Ecco, Con molto molto piacere. allora io con questa ulteriore promessa di Sisel oggi vorrei concludere intanto ringraziandovi come sempre per la pazienza e per il supporto al canale. Io ringrazio ancora Laura di Siselle che oggi è stata con noi Grazie a te. a giocare ed ascoltare questo splendido brano. E come concludo sempre, enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao! Ciao.